Benvenuti a tutti, buonasera. Oggi vediamo con l'aiuto di Stefano soprattutto come si può settare il tavolo da lavoro per lavorare più rapidamente con Wikidata. Adesso condivido lo schermo e vediamo. Prima di tutto, appunto, alcune preferenze che si possono impostare, poi Stefano mostrerà i commons. Spero che vediate a questo punto lo schermo con una pagina di Wikidata. Dovete vedere una scheda, in questo momento una scheda di Aramburu, Fernando Aramburu. Come la visualizza un utente non loggato. Si vede in alto qui a destra e l'altra cosa che posso notare immediatamente è che la prima lingua che viene proposta è la lingua inglese. Quindi mi rendo conto appunto che non sono loggato. Al contrario, nel momento in cui mi loggo, qui passo alla pagina con cui ho Fernando Aramburu, ma sono loggato, la pagina cambia leggermente aspetto e vedremo appunto quali sono le possibilità per trasformare, diciamo così, la pagina. E quando si è loggati, cambia già questo menu in alto a destra, vicino al nome dell'utente, rispetto a prima avevamo poche cose, ritorno sulla pagina non loggata, abbiamo contribuzioni, crea un account oppure fai login, d'accordo? Mentre come utenti loggati abbiamo una scelta più ampia, un menu più ampio. Innanzitutto le discussioni, la pagina di discussione relativa a un utente. Qui si possono lasciare messaggi a un particolare utente proprio scrivendo su questa pagina. Quindi qui trovo messaggi, per esempio all'inizio avevo fatto qualche richiesta e quindi ho trovato messaggi che mi erano stati rivolti. E fra un po' vediamo le preferenze, come si impostano le preferenze, appunto, questa è semplicemente una scorciatoia per arrivare alle preferenze. E vediamo gli osservati speciali, cosa sono gli osservati speciali? Sono delle pagine che ho scelto di mantenere sotto osservazione, quindi quando avviene qualche modifica sulle pagine che io ho indicato come osservati speciali, trovo informazioni appunto su quali modifiche sono intervenute, cliccando sui miei osservati speciali. Ognuno può impostare i propri, per farlo è sufficiente andare in una pagina di un item e cliccare sulla stellina. Cliccando sulla stellina si attiva o si disattiva l'osservato speciale. In questo momento Giuseppe Garibaldi è un mio osservato speciale, quindi il mouse mi suggerisce, andando sopra con il mouse, mi suggerisce rimuovi questa pagina dalla tua lista degli osservati speciali. Quindi se ci clicco sopra, poi la stellina diventa bianca. E ho la possibilità poi di aggiungere questa pagina agli osservati speciali. Quindi questa è la prima cosa. E contributi sono i contributi che fa un utente, quindi si può andare qui a verificare se per caso si è fatto qualche operazione di cui ci si è resi conto, c'è qualche errore, qualche imperfezione, eccetera. Si può cliccare sui contributi e qui si può ricostruire l'ultimo lavoro che si è fatto. E quindi intervenire, magari trovare la pagina in cui si è fatto qualcosa che si vuole correggere e procedere in questo modo. Vediamo adesso le preferenze, l'impostazione delle preferenze. Se siete loggati potete cliccare appunto sulle preferenze e avete vari menu. Gli osservati speciali è la stessa pagina che avevamo là sopra, la possibilità di impostare il profilo, l'aspetto. E la cosa che migliora il lavoro è questa degli accessori, la possibilità di attivare degli accessori. Per attivare un accessorio si mette la relativa spunta sulla casella a fianco del nome dell'accessorio che ci interessa. Prima di tutto vediamo un accessorio che si chiama Key, vediamo se riesco a ingrandire la pagina, eccolo qui, Key Shortcuts.
Io l'ho già spuntato. A cosa serve questa preferenza? Serve a navigare più facilmente all'interno di una pagina di un item. In particolar modo vedete che qui ci sono dei tasti che sono indicati e con questi tasti si attivano particolari funzioni. Vediamo la cosa nella pagina di Giuseppe Garibaldi, che è una pagina piuttosto lunga e quindi è utile avere dei tasti per la navigazione all'interno della pagina. Ora, se io schiaccio in questo momento sulla tastiera il tasto L, mi si attiva la possibilità di modificare l'etichetta. L sta per label in inglese, quindi L attiva la possibilità appunto di fare questa modifica. Torno, annullo la modifica, sono di nuovo sulla pagina di un item. Se invece di modificare l'etichetta voglio modificare la descrizione, batto il tasto D. E effettivamente mi si attiva la possibilità di editare la parte relativa alla descrizione. Quindi questi sono due tasti rapidi, quindi L per label, D per descrizione, descrizione, description. Un'altra possibilità di navigazione è spingere il tasto S, che ci porta sulle dichiarazioni. S è l'iniziale di statement, quindi di dichiarazione. Spingendo il tasto S ci posizioniamo sulla prima dichiarazione. Se spingiamo il tasto I, questo è meno intuitivo, ci porta sui site links, cioè su quali altri link abbiamo a disposizione all'interno della galassia di Wikimedia a proposito di Garibaldi. Quindi ci rinvia ai site links. L'ultimo tasto di navigazione è J. Schiacciando il tasto J, veniamo posizionati nella parte della pagina in cui iniziano gli identificativi di questo autore, di questo item in realtà. Allora, li ripeto brevemente: L per la label, D per la descrizione. S per la prima dichiarazione, per posizionarci in questo punto, I per i site links e J per gli identificativi. L'ultima shortcut che abbiamo è la A, l'abbreviazione di add, e serve per aggiungere una dichiarazione. Quindi schiacciando A, in questa parte, come vedete, mi si apre già la possibilità di aggiungere una dichiarazione. Quindi è l'equivalente che di cliccare su questo. In questo momento non devo aggiungere nessuna dichiarazione, quindi lascio stare. Quindi questa è la prima preferenza che potete attivare. Per avere tutte queste possibilità basta mettere la spunta su Key Shortcuts. Vediamo adesso un'altra funzione che è Duplicate References. Appena lo trovo, eccolo qui. Carlo, scusami, prima di passare avanti, per caso hai qualcosa che etichetta vicino al computer? Perché lo sentiamo in sottofondo. Supponiamo di aver fatto in una scheda, di aver aggiunto una dichiarazione con il riferimento. Quel riferimento si applica anche a un'altra dichiarazione, perché magari ho trovato due informazioni, due dati su una fonte. Posso copiare questo riferimento e metterlo nell'altra dichiarazione. Vediamo un esempio. Qui ho l'item di Eugenia Bianchi, per la quale ho pochissime informazioni, non ho nessuna descrizione, e ho tre dichiarazioni. Su Eugenia Bianchi però ho trovato una pagina che ne parla, che è questa che vedete, e qui si dice che Eugenia Bianchi è coordinatrice del sistema museale della diocesi di Como. Quindi posso usare questa pagina come fonte per questa dichiarazione. Ma allo stesso tempo, nell'ambito dell'intervista, dichiara di aver frequentato l'Università Cattolica a Milano. Quindi la scuola frequentata è la stessa. Quindi ho una stessa fonte che mi dà la possibilità di inserire due dati. Quindi vado su Eugenio Bianchi.
aggiungo una dichiarazione, posso fare anche con la A, aggiungo la dichiarazione e dico datore di lavoro ed è il sistema museale. Sistema museale della diocesi di Como. Posso aggiungere il riferimento. Allora, qui di scrivere consultato il e qui scrivo la data di oggi, quindi 20 ottobre 2021 e faccio pubblica. Da un errore. Dovrebbe essere un'istanza delle seguenti classi. Organizzazione, organizzazione immaginaria. Quindi l'errore è che il sistema museale della diocesi di Como non è qualificato come una di queste istanze. Allora andiamo sul sistema museale di Como. In effetti è una scheda poverissima e non c'è nemmeno istanza di. Scriviamo organizzazione. E nemmeno la label in italiano, addirittura. Scusa, Stefano? Dicevo, nemmeno l'etichetta in italiano, essendo una istituzione italiana. Aggiungo anche l'etichetta in italiano. Ho perso la tua condivisione schermo, direi. Penso che Ok. l'abbiano perso tutti perché mi è Esatto. saltato il collegamento. E Ecco, quindi tu ecco qua. a che punto eri arrivato, Stefano? No, va bene così, direi che non abbiamo perso niente. Hai aggiunto Non ho fatto, l'etichetta. mi sono reso conto che non andava e non ho fatto più niente. Quindi. Sì, hai fatto bene. Hai aggiunto l'etichetta e penso che puoi proseguire. Se Sì, altri esatto. Ho hanno da aggiunto dire l'etichetta qualcosa a qui in riguardo. italiano. Adesso verifico che ci sia la registrazione in corso. C'è qualcuno anche che dice in chat. Ok. Giusto qualche secondo, non capisco se c'è ancora la registrazione che va oppure no. Io direi di sì, vedo Sì, io la vedo Perfetto. registrare, vedo recording. Benissimo, grazie. E quindi vado avanti. Quindi di fatto avevo solo inserito l'etichetta in italiano. Adesso posso tornare alla mia scheda. Qui dovrebbe risolversi la cosa, forse non immediatamente, ma l'errore si dovrebbe risolvere appunto ricaricando la pagina. Abbiamo messo anche appunto un riferimento. Adesso mettiamo l'altra dichiarazione che era scuola frequentata. Non so perché mi va sotto, scuola frequentata. Sì, ah. Università Cattolica dovrebbe essere questa. Pubblica. Adesso la ricarico. Benissimo. Quindi devo copiare sostanzialmente questo riferimento su questa dichiarazione. Quindi faccio copia. Facendo copia mi si attiva incolla fonte e quindi incollo qui la fonte. E ho copiato sia il link che la data di consultazione. È andata bene.
Benissimo, torniamo alle nostre preferenze. Una preferenza che è utile attivare è questo current date, anche se poco fa, non so perché, non mi ha funzionato. Current date consentirebbe, nel momento in cui si inserisce un'informazione o un riferimento, per esempio qui potremmo aggiungere il riferimento che è una donna, d'accordo? Mi manca qua. Lo desumiamo da lì, facendo, ecco, consultato il, ecco, in questo caso per fortuna mi ha funzionato, quindi avete visto che questo campo che prima avevo dovuto compilare a mano perché non aveva funzionato quella preferenza, in questo caso invece è stato precompilato, quindi viene automaticamente messa la data di oggi e posso pubblicare l'informazione, quindi l'URL con la data di consultazione. Per avere appunto questa data precompilata, nelle preferenze mettiamo la spunta su current date. Un'altra spunta interessante che possiamo avere è all'inizio ed è questo unisci. Unisci consente di unire due elementi. Naturalmente due elementi vanno uniti quando sono duplicati, quando si riferiscono alla stessa entità, sostanzialmente. Grazie a Camillo ho la possibilità di mostrarvi due elementi duplicati. Qui vedete Alfio Quarteroni, un matematico italiano. Notiamo questo Q, d'accordo? Questo è l'identificativo di Alfio Quarteroni e se notiamo la voce è ben descritta, è ben popolata. Ci sono molti dati, d'accordo? E anche nella parte relativa alle descrizioni, all'etichetta e alle descrizioni abbiamo una buona qualità dei dati. Su questo item, che è pure per Alfio Maria Quarteroni, che è sicuramente il matematico, eccolo qui, che si occupa esattamente di quello di cui ci aspetteremo si occupi, Politecnico di Milano, eccetera. E abbiamo appunto molti dati, ma ci siamo resi conto che è duplicato. Un suggerimento, un sospetto ci può venire quando andiamo, per esempio, sugli identificativi. Qui l'identificativo del VIAF ha questo asterisco, questo punto esclamativo che mi suggerisce, vediamo se riesco a chiuderlo questo, mi suggerisce che questa proprietà che dovrebbe essere un valore unico, cioè assegnato a un item soltanto, in realtà è presente anche in un altro elemento, in un altro, in Alfio Quarteroni. Quindi capisco da questo e anche dal successivo, dall'ORCID, anche questo dovrebbe essere assegnato sempre soltanto a un item. Invece in questo caso in entrambi gli item è stato messo l'identificativo e quindi ho una segnalazione di errore. Quindi capisco che si tratta di due elementi duplicati. Allora vado nel mio Alfio Quarteroni e avendo spuntato qui, mi si attiva un menu dopo la stellina con scritto altro e c'è la possibilità, in particolar modo in questo momento ci interessa, di fare l'unione con l'elemento. Quindi posso unire l'elemento su cui mi trovo con un altro elemento. Qual è l'elemento con cui lo devo unire? È questo, e vado a prendere il Q e lo inserisco qui. E il Q, questo secondo Q, se vedete, è più alto come numero rispetto al Q da cui sono partito. In genere si unisce un elemento sull'elemento più vecchio, perché a questo elemento potrebbero essere stati creati molti rinvii, molti più rinvii si suppone di quanti non siano stati creati sull'elemento nato più di recente. Quindi in genere si uniscono due elementi schiacciando il più nuovo sul più vecchio. C'è anche un aiuto per fare questo, perché c'è una spunta qui, unisci sempre nell'elemento più vecchio. D'accordo? A questo punto
ho la garanzia, sono partito da questo, ho messo il più nuovo, c'è anche la spunta e faccio l'unione. E a questo punto i dati che c'erano da una parte vengono trasferiti, se mancanti, dall'altra parte. Quindi ho ottenuto l'eliminazione di un duplicato. E vediamo ancora puoi, una... Scusami Carlo, puoi aggiungere per i puristi, sì? Diciamo, degli identificatori, eccetera, che Wikidata non dimentica Q2644, quello più recente, perché fa comunque un redirect a quello nuovo, scusa, quello vecchio su cui adesso hai fatto il merge o unione. E perfetto, quindi benissimo. Gli identificatori non si perdono mai e non saranno neanche riutilizzati per altri elementi. Benissimo, hai fatto bene a precisarlo perché è importantissimo. Oltre, non so se avete notato, quando ero su Alfio Quarteroni, sotto altro c'era non solo la possibilità di fare unione con l'elemento, ma anche richiesta di cancellazione. Cioè è possibile anche chiedere la cancellazione di un elemento che si è creato per errore. Che si è creato per errore. Per avere attivo quel menu, anche qui mettiamo la spunta su questa preferenza, Request Deletion. Quindi, questo fa attivare il menu con cui si può poi chiedere la richiesta di cancellazione di un elemento di cui si indicherà il Q. Vi mostro ancora un paio di cose e poi passo la parola a Stefano. E una cosa che ho trovato estremamente utile è la spunta su questo Related Items. Questa spunta aggiunge in fondo, dopo gli identificativi, quindi proprio in fondo alla pagina dell'item, un bottone che si può cliccare per vedere le proprietà inverse di Wikidata. Cioè, faccio prima a mostrarvelo che a spiegarvelo. Vado qui su Italo Calvino. Italo Calvino, come sapete, è un autore e questo autore ha scritto molte opere. Nella pagina relativa a Italo Calvino abbiamo l'indicazione di qualche opera, vediamo se riesco a trovarla, ecco, opere rilevanti, questa è la proprietà P800. Quindi abbiamo soltanto alcune opere importanti di Calvino, ma in realtà molti item che rappresentano opere di Calvino sono stati collegati a Calvino, con la proprietà P50. Quest'opera ha come autore Calvino. E la proprietà P50 va nella direzione dall'opera all'autore, ma non c'è una proprietà inversa che vada dall'autore all'opera. Per vedere queste proprietà nel senso contrario, cioè per vedere i legami che esistono tra Calvino e le sue opere, partendo da Calvino, è stato appunto aggiunto questo bottone in fondo che ho attivato con quella preferenza ed è mostra le dichiarazioni derivate. Cliccandoci sopra vedo che tra l'altro Calvino ha anche altre relazioni, dà nome a delle biblioteche, delle scuole, eccetera, e poi è autore di, e la lista, come vedete, delle opere con cui Calvino è collegata è molto più lunga delle opere principali che avevamo visto prima, d'accordo, delle opere rilevanti. Quindi questo bottone Show Derives Statements ci dà la possibilità di vedere i collegamenti a partire da un item verso gli altri item, anche se non sono proprietà in forma diretta. C'è tempo, ho ancora 3 minuti per dire un'ultima cosa, quindi la faccio vedere. C'è anche questo, in quart'ultima posizione qui c'è RECOIN. RECOIN è l'abbreviazione di Relative Completeness Indicator, quindi un indicatore di completezza relativa. Che cos'è questo? Mi dà un giudizio in forma di quadratino in alto a destra, più o meno colorato, della completezza dei dati di un item in relazione alla tipologia di item che abbiamo di fronte. Per esempio, qui siamo di fronte a un umano.
Quindi per un umano ci si aspetta, si aspettano certe proprietà che magari non sono adatte per un libro, per un dipinto o per un'opera scritta, d'accordo? Un'opera letteraria. Quindi questo indicatore serve per sapere quanto è completa una pagina. Vediamo per esempio quello di Alfio Quarteroni, anche questo fornisce informazioni abbastanza dettagliate, quindi è meno dettagliato di quello di Calvino, che è più sul verde. Vediamo Eugenia Bianchi, ci dà immediatamente un'indicazione di povertà di questa pagina. Quindi abbiamo da un lato un indicatore che ci dice se l'elemento è più o meno completo, d'accordo? E la cosa interessante è che oltre a questo quadratino si attiva qui anche questo Recoin. Cliccandoci sopra suggerisce quali sarebbero le proprietà più opportune da inserire su questo elemento. Quindi per esempio la prima cosa che vorrebbe avere di una persona è la sua data di nascita, dato che non si suppone necessariamente che sia morta, poi il prenome, quindi per esempio il collegamento con Eugenia, il paese di cittadinanza, il luogo di nascita, eccetera. Queste percentuali che vedete sono le percentuali di presenza di questa proprietà negli item che sono della stessa tipologia di quello che stiamo vedendo, cioè in questo caso un item di tipo umano. Quindi la completezza relativa è appunto relativa alla tipologia di item che sto guardando e mi suggerisce anche quali sono le potenziali o le più importanti proprietà che potrei utilizzare per completare ulteriormente, per diciamo così, affinare, migliorare quell'item. Bene, io ho finito e passo la parola a Stefano. Stefano, hai il microfono disattivato? Grazie, anche quello va fatto, non solo condividere lo schermo. Ecco, spero che si veda. Si vede. Saluti a tutti ovviamente, grazie del tuo intervento e della partecipazione degli amici e colleghi. Allora, se la vuole girare la pagina, quali sono le idee di fondo del CommonJS? Intanto che cos'è? È una pagina personale. Lì in quella pagina si elencano i particolari script che si vogliono attivare nella propria pagina personale, mentre stiamo guardando, lavorando su un elemento. Le preferenze sono script anche loro, ma sono come certificate da Wikimedia che le inserisce, o da Wikidata che le inserisce tra le preferenze. Invece gli script che in genere si usano in CommonJS sono script scritti da altri utenti, e infatti vedremo spesso che diversi di questi sono scritti anche da sottoscritto, oppure da altri utenti. Quindi in sostanza stiamo, come con le preferenze, facendo girare del software all'interno della nostra pagina web di Wikidata, fidandoci di quello che questo software fa. Ovviamente faremo girare soltanto le cose che ci servono e ovviamente anche, come dicevo, per questioni di sicurezza, cerchiamo di usare software fatti o consigliati da chi conosciamo. Cominciamo con il primo. Il comando, la riga che vedete in alto come titolo, è quella che si può scrivere nella propria pagina commonjs.js e che attiverà questo scritto di Magnus Manske, duplicate item. Questo sostanzialmente mostra un link a sinistra della pagina per duplicare un elemento o che ci serve per creare un elemento simile ad un altro e che poi provvederemo, si capisce praticamente subito, a sistemare, a diversificare dal primo che abbiamo usato come modello, diciamo. Quindi in sé non è altro che un grande risparmio di lavoro perché tutte le proprietà in comune tra i due saranno riportate con questa operazione. Ma tutti gli script importati tramite il CommonJS
sono in sostanza modi per risparmiarsi lavoro o mostrare, per esempio mostrando informazione che sta altrove senza doverla andare a cercare con serie di click, o addirittura, come vedremo, fare operazioni e salvare operazioni in Wikidata che ci sarebbero costate molto tempo. Questo invece è il gadget di mix and match, vale a dire che all'interno di un elemento di Wikidata possiamo trovare tramite questo gadget funzionalità che sono quelle che sono dentro mix and match. Mix and match, forse è bene che accenni che cos'è, è il conciliatore, riconciliatore, che tool diciamo che si affianca a Wikidata per fare le operazioni per indicare in Wikidata che un'entità in un certo catalogo è la stessa di un'entità, oppure no, presente in Wikidata. Con questo gadget riusciamo a vedere, vediamo se riesco rapidamente a farlo vedere qui, dovrò ricaricare questo, ecco questa serie che vedete allargando lo schermo ancora meglio, Mix and Match Entries for this item. Qui ci sono spuntati i match già fatti, già validati, e che quindi corrispondono al fatto che il catalogo ref, repici, top, eccetera, parla di un certo Giancarlo Corsetti, che è lo stesso che stiamo vedendo in questo elemento. Invece dal NetAuthors parla di un certo Giancarlo Corsetti, che qui non sappiamo ancora se sì, più o meno no, è la stessa persona di questo elemento che abbiamo qua davanti. Idem del Conor della Slovenia, eccetera, eccetera, questo è il catalogo del Giappone e via dicendo. Quando noi facendo per esempio clic su Giancarlo Corsetti di Dialnet verifichiamo che è vero e questo match è valido, allora possiamo fare un clic qui e nascerà la proprietà Dialnet Authors popolata con il valore del catalogo relativo all'interno di questo elemento. Con il meno facciamo il lavoro di dire non è lui, e una volta fatto il meno, io in questo caso non oso perché non sono sicuro, potrebbe essere vero che è la stessa persona, al posto di questo meno compare una X per dire guarda che qui proprio non era neanche il caso di presentare questo qui, perché non era per esempio un personal name. Ci possono essere dei casi, diciamo, così estremi che vanno tolti dal lavoro di analisi di mix and match, cioè non c'è da riconciliare proprio nulla, neanche non solo con questo elemento, ma anche con qualsiasi altro. E non andrei oltre su questo mix and match, ma è particolarmente potente perché è una finestra sul lavoro che si fa invece un elemento dopo l'altro dentro mix and match, che probabilmente vediamo per chi non lo conosce ancora in altri incontri. Tornando a questa nostra pagina, abbiamo invece il sistema, il gadget che copia o sposta una dichiarazione da un altro elemento, e quindi l'utilizzo serve per rendere semplice duplicare una singola dichiarazione, non più un intero elemento come si vedeva nel caso del duplicatore di elementi, o anche di spostarla altrove, operazione molto più rara, quindi diciamo che in genere uno la duplica. Per esempio, il lavoro su spogli di riviste, a volte succede di dover duplicare qualcosa che è presente, ben descritto e magari con qualificatori, quindi una cosa ricca, duplicarla in un altro elemento e ce la portiamo dietro tutta intera, praticamente con pochissimi clic, contro invece tante operazioni di aggiunta, apertura, aggiunta della dichiarazione, di qualificatori di quella dichiarazione, magari della fonte, eccetera.
Questo qui è lo script che stava facendo un pochino impazzire Carlo prima, perché quando lui passava il mouse sull'identificatore VIAF nasceva la finestrina che il sottoscritto si è inventato, forse il primo script, non mi ricordo più, il primo gadget. E quindi cosa fa questo script? Ha lo scopo di facilitare, cioè di mostrare immediatamente, di aiutare a esaminare un cluster VIAF, quello su cui appunto abbiamo fatto passare il mouse, e di facilitare gli eventuali match, di capire se effettivamente di chi si sta parlando, di trovare per esempio qualche data, di capire che il VIAF lo lega con altri identificatori esterni che forse non sono all'interno di quell'elemento. L'operazione è molto semplice: per far uscire quella finestrina, farla scomparire, basta cliccare fuori dalla finestrina oppure battere escape oppure schiacciare il suo ok. C'è invece questo script, questo gadget che si chiama sistema i valori, diciamo così, rearrange values. Permette di spostare occorrenze all'interno di una sola dichiarazione. Qui vedete, senza dover andare a aprire un esempio, semplicemente il fatto che questa S, indicata dalla freccia 1 nera, è ciò che attiva quello che si vede nel riquadro successivo. Allora si attivano sia il bottone verde salva che quello rosso annulla, e poi soprattutto le due frecce rossa e verde indicate dalle frecce 2. Con la freccia verde io sposto in alto, scusate, in questo caso non posso spostare in alto ricercatore rispetto a docente, semmai lo posso spostare in basso. E viceversa, posso spostare docente con la freccia verde sopra ricercatore e quindi poi, una volta che ho deciso che ricercatore e docente sono nell'ordine giusto, posso salvare con il bottone verde indicato da 3. Questo è molto comodo soprattutto per quelle date che possono essere alcune più significative di altre, ce ne sono alcune incerte, che non vogliamo buttare via. Tipicamente Wikidata vorrebbe che ci sia una sola data, però in caso di autori antichi, per esempio, potrebbe essere il caso di non farlo, perché le fonti sono diverse e tutte con una certa, diciamo così, valore, no? Oppure altri casi, altre dichiarazioni in cui è importante un certo ordine, e quindi con questo riusciamo a risolvere il problema dell'ordine delle dichiarazioni, delle occorrenze all'interno di una sola dichiarazione. Con More Identifiers invece entriamo in qualcosa di veramente di potente, nel senso che questo ci risparmia una marea di lavoro quando vogliamo aggiungere identificatori esterni a un elemento. Questa è veramente una spettacolare idea di Camillo User Epidosis, che un giorno mi ha diciamo passato per la realizzazione materiale, per cui si tratta di uno script sotto il mio username. È fatto di una coppia in cui la prima riga ci porta la configurazione default, il che significa che se io lo sostituisco con una copia che mi faccio tra le mie pagine affiancata a common.js, per esempio, lo chiamo in un altro modo, anche lo lascio scritto così, basta che sia user, non so, Carlo Bia, no? La modifico e ottengo la mia configurazione default, che verrà usata da More Identifiers al posto di quella dell'utente Bargioni, che è appunto la configurazione default. Richiamando appunto More Identifiers, avremo la possibilità di importare, qui è scritto in inglese perché mi sono impigrito poco fa facendo queste slide, importare identificatori mancanti che sono, diciamo, elencati dal VIAF, se ovviamente ce ne sono di mancanti nell'elemento. Quindi More Identifiers confronta ciò che il VIAF dice con quello che c'è già nell'elemento e propone eventuali identificatori mancanti. E quindi ci permette di arricchire con comodità assoluta un elemento con questi identificatori esterni.
Non fidarsi alla cieca del WWF, prima di tutto perché il WWF abbiamo anche scritto un bel articolone pesante, devo dire la verità, sotto alcuni aspetti, ma significativo della differenza tra WWF e Wikidata. E il WWF, siccome lavora con automatismi esasperanti, riesce a commettere tante conflazioni o errori di vario tipo. Per cui fidarsi alla cieca, in questo caso di More Identifiers, può corrispondere a portare dentro errori del WWF. E ognuno ovviamente resta responsabile del proprio lavoro, anche se ci sono degli strumenti che lo facilitano. Ci mancherebbe, perché dentro la cronologia c'è scritto che quella operazione è stata fatta da Carlo Bia, per esempio, ma con More Identifiers, ma è fatta da Carlo Bia, il quale se ne assume la responsabilità, no? E per questo, ma non sto a commentarlo qui, c'è un fulmine accanto a ognuna che diciamo in un'altra occasione magari spieghiamo, che serve per indicare proprio che il WWF è in errore. Potrei fare vedere More Identifiers, però temo che siccome c'è un'operazione in corso, vediamo se non ci sono difficoltà, no, non lo posso fare. Forse Carlo può farne vedere uno, se mi sta ascoltando. Ti sento, sì. Mi senti? Puoi condividere tu lo schermo se non ti metto nei guai, perché io non posso. Sì, sei su Giancarlo Corsetti? Se vuoi prendi Giancarlo Corsetti, direi che dovresti trovare questo, esattamente quello che si vede qui nel riquadro Add More Identifiers from WWF. Sì, solo che se no provo io, perché la mia difficoltà in questo momento non è tanto su More Identifiers quanto sull'altro gadget, ma il fatto che temo che se io faccio per esempio questa scelta e gli chiedo di salvare questo identificatore, non me lo fa, perché c'è in corso un pesante import di identificatori che sto facendo e Wikidata fa la difficile, allora, e mi considera uno spammer. No, condivido il mio schermo e proviamo. Poi tu mi teleguidi, d'accordo? Sì, certo. Ok, io ho condiviso. Sì, vai. Corro alla sezione. Sì. Ecco qua. Ecco. Più sotto vediamo, se continuo a parlare io, se mi permetti, vediamo gli identificativi, il WWF 64, 16 e 00. Add More Identifiers lo presenta esattamente uguale lì e dice che in quel cluster sono elencati 5 o più identificatori che non sono presenti e di cui 5 non sono presenti in questo elemento. Giancarlo Corsetti sembra nato nel 60, se puoi salire un attimo lo verifichiamo. Esatto. E qui ancora più preciso, perché sappiamo 2 febbraio 60, e LIH dice che è nata nel 60, quindi noi possiamo fare questo match praticamente senza ulteriore analisi, ci fidiamo. È molto probabile che anche gli altri 4 match siano validi, ma non andiamo a farli per evitare conflazioni. Questo ricarica di della pagina fa scomparire ovviamente dal riquadro More Identifiers quello che abbiamo aggiunto, e lo troviamo sotto nel gruppo identificativi entrato un attimo fa. Eccolo qui, mi fai vedere il riferimento per piacere? Questo è stato costruito automaticamente sulla base dei dati ed è stato costruito, come vedete, non a mano, risparmiandoci quindi tutto questo lavoro, ma automaticamente. Grazie, se posso recupero la condivisione. E quindi abbiamo visto More Identifiers. Possiamo parlare di Quick Presets, che è uno script fatto da Michael, o come si chiama, Schoenitzer, di cui Camillo offre una base, che poi sono le configurazioni, come si diceva prima, nel caso, quando esistono appunto, che servono per aggiungere comodamente a un elemento delle dichiarazioni.
In particolare, per esempio, gender, lingue scritte o parlate, eccetera, occupazione, diciamo dichiarazioni di un certo rilievo che quindi se le abbiamo, tanto vale aggiungerle con comodità. Non aiuta aggiungere delle date, ma insomma, comunque diciamo che è abbastanza, è comunque potente. E quindi, per esempio, è disponibile in questo riquadro qui presents. Quando è grigio, qui si vede maschio, femmina, grigio, vale la pena aggiungere o cambiare perché significa che c'è già questa dichiarazione. Per esempio, però qui non è indicato il luogo di morte, o forse perché non ce l'ha, o il luogo di nascita che ce l'ha di sicuro. E allora, supponiamo che vogliamo indicarlo, noi diciamo che è nato a Roma, scelgo Roma e poi con la spunta che c'è qui salvo questa dichiarazione. Se la salvo, qui dove c'è il mouse leggermente sopra Add More Identifiers, se è attivo, viene indicato, è stata aggiunta la dichiarazione del luogo di nascita. Ricaricando, comparirà tra le dichiarazioni, ovviamente senza riferimento e quindi il riferimento dovremo aggiungerlo. O a mano o per esempio con More Identifiers o con qualsiasi altro sistema vogliamo farlo. Alt Labels invece aiuta ad aggiungere un'etichetta nella tua lingua, vale a dire, supponiamo che non ci sia la lingua di l'etichetta in italiano di un elemento, come era il caso per esempio del sistema museale. Se Carlo avesse avuto attivo nel suo Common.js questo script Alt Labels, avrebbe potuto fare con un clic solo la scelta di sistema museale, eccetera, eccetera, e automaticamente inserirla senza neanche dover ricaricare la pagina, in questo caso, e vederla comparire nell'elemento. E quindi è molto comodo quando si vuole arricchire di etichette, in particolare, ovviamente, uno lo fa per la lingua propria, anzi, non puoi farlo per una lingua diversa. In realtà per una lingua diversa si passa attraverso questa etichetta, questa zona qui della pagina, cioè se si dice etichette e si va a scrivere l'etichetta, per esempio nella lingua ET, che non so quale sia, attraverso questa possibilità che ci offre Wikidata direttamente. Tornando alle nostre slide, passiamo invece alla successiva, dove c'è il noto Users Ref, che è quello che in questo momento mi sta dando difficoltà, però diciamo che anche su questo lo posso presentare, diciamo, basandomi sulla versione che in questo momento riesco a farvi vedere, che è quella che poi è qui scritta come imminente, fra qualche giorno la rilasciamo definitivamente. E vale a dire, che in un elemento come sempre quello di Giancarlo Corsetti, noi ci ritroviamo non solo con gli identificativi che possono, per esempio, supponiamo che l'Iraq Congress National Authority File abbia una dichiari che è nato appunto il 2 febbraio 1960 oppure che luogo di nascita, ecco che ci manca qui, no? Dice che è Roma, lo dichiara. Allora, io schiaccio questo pulsante che è nuovo, che viene introdotto da Users Ref, e in alto a destra, come avete visto, compare Reference Copied P244, valore dell'identificatore identificativo dell'Hybrid Congress. Copiato significa che semplicemente è pronto per essere incollato e può essere incollato in qualsiasi di queste dichiarazioni dove, ovviamente in concreto lo dovrò fare nel luogo di nascita che manca, però non lo sappiamo quindi non lo facciamo, per dargli un riferimento. Sapere che una dichiarazione ha una fonte, quale fonte, eccetera, è sempre importante e Wikidata infatti si lamenta nel caso di dichiarazioni di un certo valore che non hanno riferimento con la data di nascita, l'occupazione o cose così, che vengono considerate appunto di una certa importanza, altre no, perché se no dovremmo fare un lavoro infinito per fare un elemento solo, no? Allora, Users Ref ci consente di fare questo lavoro,
La versione 1 si limita, fosse poco, agli identificatori esterni, quindi quelli elencati sotto appunto gli identificativi. Invece la prossima versione di rilascio appunto imminente permetterà di aggiungere riferimenti anche per esempio basati su curriculum vitae o comunque diciamo in qualche altra fonte che non è quella di un identificatore esterno, come possono essere appunto il curriculum vitae, l'esempio più semplice, mi limiterei a questo per adesso. Vi faccio vedere un gadget che ha inventato Gentile64, che ringrazio e che anche in questo caso mi ha detto perché non lo fai? D'accordo, mi è piaciuto tanto, devo dire la verità, ha la caratteristica di portarci in alcuni pezzi, i primi pezzi di Wikipedia dentro l'elemento Wikidata, dandogli un po' di colore e un po' di umanità, diciamo, no? Almeno nel caso di... non solo nel caso di persone, perché ovviamente introduce un'informazione che invece di andarcela a cercare ce la ritroviamo automaticamente. Sempre nel caso di corsetti, si vede perfettamente qui, ma si vede anche qua, meglio ancora forse, di cosa si tratta, no? Questo, scusate, qui vediamo la foto nelle dichiarazioni, ma l'elemento Wikibridge, cioè il gadget Wikibridge ce lo fa vedere, dice ma è un po' pochino questo Wikibridge, che è solo questo, però in realtà in tedesco e in inglese esiste Giancarlo Corsetti descritto nelle relative pagine Wikipedia. E quindi ci scopriamo qui 3 febbraio 1960, che è una, però non dice dove, e quindi non possiamo sapere ancora dove è andato, è difficile riuscire a saperlo di questo. Di questo matematico, giusto? No, economista, scusate, eccetera. Vabbè, pazienza, restiamo senza, o perlomeno dovremmo fare ricerca ulteriore per sapere il suo luogo di nascita. Ma intanto ci siamo visti, abbiamo visto che non esiste la pagina Wikipedia in italiano, si potrebbe anche crearla, c'è quella in tedesco, non c'è quella in greco, eccetera, eccetera. E queste lingue qui sono quelle della nostra pagina personale, che se non sbaglio Carlo, forse non ricordo se avevamo accordato che tu avresti descritto come si impostano le lingue personali, in ogni caso sono quelle. Mostrala tu, eravamo d'accordo che mostravi tu Babel. Forse è vero, dovevo farlo io all'inizio, scusate. Allora, queste sono le lingue che sono impostate nella propria pagina personale e in concreto, per esempio, quelle che nel mio caso compaiono qui a destra, italiano lingua lativa, poi l'inglese, lo spagnolo, il latino perché ne faccio uso più che per saperlo e perché ne faccio uso per i nomi di autori, il tedesco non ne so niente, il francese appena appena, il greco perché sto lavorando con biblioteche greche e ciprioti e quindi stiamo cercando di fare un po' di lavoro di import di etichette in greco, che sono dei magnifici ponti culturali, a mio parere. E poi si riesce anche nel Babel a dire cose tipo: sono membro del gruppo Wikidata, Musei, Archivi e Biblioteche. Come si fa a costruire il Babel? Questo è importante, perché appunto definisce le lingue su cui che noi vedremo, in quelle di ogni elemento. Il Babel, ingrandisco ancora di più, è nella propria pagina web questo strafalcione evidenziato. E per cui copiatelo, per esempio, da una pagina utente, come la mia, come quella che volete, di qualsiasi altro utente che ce l'abbia, e modificatelo opportunamente. Dovete semplicemente usare come codici di lingue quelli che purtroppo in questo momento mi sono dimenticato di tenere un link pronto a disposizione, per cui, vabbè, ma comunque tipicamente uno userà quelle note delle lingue europee che sono facili da immaginare, ITS, DFR e via dicendo, PT, portoghese, eccetera. Trattino valore del livello di conoscenza, trattino N la propria lingua, trattino 3 più o meno me la cavo, anzi abbastanza, latino me la cavicchio, il tedesco niente, il francese lo so leggere e l'inglese o spagnolo altrettanto.
Barretta GVMAB indica appunto la propria, diciamo così, appartenenza a GVMAB o qualsiasi altra cosa che abbia una sua sigla e che si possa mettere lì. Tra doppie parentesi graffe. Torniamo a vedere la nostra presentazione e siamo quasi alla fine. Dopo Wikibridge, anzi siamo alla fine, non ce ne sono altre, e mi pare che a questo punto possiamo dare spazio a qualche domanda. Forse potevo farvi vedere il desk translator. Sì, lo farei, se mi permettete. Task Translator consente di, torniamo dal nostro Giancarlo Corsetti, Task Translator è quello che attiva, fa diventare una descrizione in lingua straniera, non la propria, e la fa diventare e aiuta, chiama il traduttore di Google, per fare, per darci la traduzione. Traduzione nella lingua nostra. E quindi basta che io copi e chiuda questo dialogo che posso con la lettera D che ci ha insegnato Carlo, oppure semplicemente andando sul bottone modifica, prendere e incollare Economista Italiano. Posso essere più preciso se so qualcosa di più e quindi userò la descrizione migliore, ma se non ho altro, perlomeno tradurre quella che ho a disposizione in altre lingue, già molto, e posso pubblicare. Ecco, come dicevo prima, non mi lascia pubblicare perché mi considera spammer per via del grande job che c'è in batch che sta girando a mio nome e quindi non posso salvare, quindi annullo. Vi faccio notare solo che il desk translator, e a questo punto mi fermo puntualissimo, non riesce, non sono ancora, non ho ancora capito come si fa a fare in modo che traduca Economista Italiana nel caso di una Giancarla Corsetti, dove si è indicato effettivamente che nella dichiarazione in genere si è indicato donna. E a quel punto esce una faccetta femminile che dice occhio, sta probabilmente incollando una traduzione maschile. Il sessismo di Google a Google è noto, non so perché alcuni dicono che c'è un modo per farlo, e ti indicano quale, ma poi non funziona, io lo sto sbagliando. Ecco fatto, diciamo, la mia presentazione si conclude qua. Elimino la condivisione e passiamo. Oddio, non so come si fa perché non vedo il bottone di Dovrebbe essere in alto e rosso. in alto e rosso. Ah no, stop share, eccolo qua. Sì, scusate, era in basso, ma era rosso. Sì. Bene, allora passiamo a eventuali domande, commenti, aggiunte, precisazioni. Camillo sicuramente ne avrà. C'è qualcosa in chat? Forse No, domande in no. chat non ce ne sono, Stefano, ho Bene. controllato, non c'erano domande. Ovviamente sia preferenze che common script fatti da altri, da conoscenti, come dicevamo, si usano su necessità, cioè non è necessario cominciare subito a usarli tutti, perché bisogna impararli un po' uno per uno e non confondersi le idee l'uno con l'altro, no? Di un oggetto con l'altro, quindi capire le funzionalità richiede fare le cose passo passo, non tutte insieme. Quindi ci si può sentire consigliare, in particolare sulla lista GVMAB, vale la pena perché si scoprono anche gadget fatti da altri che non conosciamo e che diventano utili magari per tutti oppure solo per alcuni, e Ecco, Camillo ha messo in chat il fatto che i gadget che abbiamo visto oggi, cioè preferenze commons e common che abbiamo visto oggi, sono anche elencate nelle pagine di preparazione alle diktaton che prepariamo sulla nostra pagina GVMAB. Quindi anche lì si possono trovare descrizioni dettagliate, magari si può spulciare con calma che cosa si vuole attivare e cosa sì. Alcuni lasciare. Ecco. dei gadget, almeno di quelli che abbiamo preparato, hanno
più o meno approfondita spiegazione su bottoncini di info e quindi rimandano una pagina sotto, diciamo che sia associata al gadget che lo spiega un po'. Altri non hanno niente, quindi uno va un po' appunto a tentativi. Io ho una domanda. Sì? Se invece io, ad esempio, dovessi aggiungere un altro identificatore che però non compare in Mix and Match, esempio, io guardando un po' di opere d'arte, mi sono accorto che esiste l'identificatore della Fototeca Zeri, però questa non mi viene indicata, questo identificatore, nel Mix and Match. Come si può fare per... Allora, prima di tutto il Mix and Match potrebbe non avere il catalogo, cioè non avere i dati estratti dalla Fototeca Zeri, se sto ripetendo bene, oppure addirittura la Fototeca Zeri non ha una proprietà. Allora, in Wikidata, quindi non è possibile riportare l'elemento Wikidata, l'elemento della Fototeca Zeri dentro Wikidata. Per cui potresti proporla quella proprietà o chiedere a Camillo, per esempio, di proporla, e lui è espertissimo in proposte di proprietà, e quindi a quel punto diventa disponibile poter aggiungere a un elemento l'identificatore identificativo che sia di Fototeca Zeri. Il problema in questo caso è che l'identificativo c'è già, e l'identificativo Zeri D è già nella... Esiste già la proprietà? È già la proprietà su Wikidata. Perfetto, però... allora... Lo potrai fare a mano, sì. Questa operazione, e non necessariamente tramite Mix and Match, perché è un sistema con cui puoi accorciare questa operazione. Possiamo ovviamente però prevedere se è possibile prelevare i dati dalla Fototeca Zero e fare un catalogo Mix and Match, e quindi diventa disponibile Mix and Match quell'operazione lì nel gadget Mix and Match dentro l'elemento o il Mix and Match stesso. Ok, d'accordo, possiamo far vedere questo, potrebbe essere una bella idea di fare la raccolta dei dati della Fototeca Zero. Grazie. A te. Altre idee o richieste? Ciao Janet, come sempre. Grazie alla tua partecipazione. Nessuna domanda. Forse possiamo fermarci qui, d'altronde abbiamo parlato in tante cose. Grande Luisa, bel commento. Sì, giornate veramente piene al salone, però sinceramente ha fatto un piacere immenso vedere appunto tanta partecipazione, e anche un ventaglio di seminari, convegni, opportunità, veramente insomma... una bellissima esperienza, sì. Anche se quando poi si è direttamente coinvolti, insomma, pure molto... Non mi dire niente, sì, in presenza, sì, appunto, ci godiamo, sappiamo di che cosa parliamo. Bene, ottimo, grazie di questo ulteriore incontro, approfondimento. Grazie a te, alla prossima. Bene, allora io interrompo la registrazione e ci aggiorniamo.